con De Luca stamattina, una stretta di mano. Prego, non mi dovete fare queste. Io capisco, ma saranno domande all'infinito. C'è una differenza, io sono un uomo delle istituzioni e sono anche un signore, quindi per me salutare le persone vale sempre. Sono altri che quando si avvicinano non salutano, non rispondono alle lettere, non vogliono incontrarsi. Non è una rissa, non è un duello, come qualcuno scrive. Io le mie porte sono sempre aperte per tutti, anche per il Presidente della Regione, come per me sarebbe una bella notizia poter incontrare il Presidente della Regione, ma è come se faccio un monologo, perché non c'è l'intenzione dall'altra parte. Quindi vi pregherei, se è possibile, di non parlare di rissa o di duello, perché io non voglio fare risse, non faccio i duelli. Certo, se qualcuno certe volte viene aggredito si deve difendere, questo è un principio della natura. Si è collaborato, sia Comune che Regione hanno su questa iniziativa hanno collaborato? Questa domanda, perché indipendentemente dalle posizioni politiche diverse, come legittimo che sia, tra il Sindaco di Napoli e il Presidente della Regione, i cittadini di questo non ne soffrono. E vi faccio due esempi. Uno è questo che giustamente ha citato lei, Napoli Città Libero, dove stiamo lavorando insieme, e anche l'Università, dove nonostante la dialettica politica aspra stiamo collaborando in maniera egregia. È questo che vogliono i cittadini. Poi la dialettica politica può essere più o meno aspra, poi c'è il rispetto delle istituzioni che per me è sempre al primo posto, ma credo che soprattutto sulle Università si sta registrando una collaborazione tra uffici tecnici, amministrativi e anche politici, perché comunque gli assessori, i capi di gabinetto collaborano e ci faremo trovare pronti, così come qua mi pare un grandissimo successo.